Signor Basilio, c'è un problema. Questo passaggio sembra bloccato, per ora. E io come cazzo ci vado alla valle? Ciao a tutti da Saridor e bentornati su SnowRunner! In questo episodio faremo un trasporto verso una zona totalmente nuova. Zona che purtroppo non ci sarà accessibile, quindi dovremo trovare una strada alternativa. E ovviamente sceglieremo sempre le strade più complicate. Ma non aggiungo altro, buona visione! Signor Basilio, gran somaro da competizione, come andiamo? Come va? Eccoci qui perché dobbiamo fare un trasporto. Consegnare al sito di trivellazione, ovvero alla valle, attrezzatura da trivellazione per 1. Allora, per andare sino alla valle io non ho scelto un percorso complicatissimo, anche perché andremo scarichi. Perché? Per un semplice fatto che il rimorchio lo prendiamo direttamente là. Quindi muoviamoci, non ho assegnato nessun tipo di piatto ralla, alto o basso, perché verrà messo in automatico direttamente laggiù. Muoviamoci, veloce, che non ci abbiamo tutto il suo tempo. Allora, una volta tanto ci faremo un percorso semplice. A quanto pare sì. Ci facciamo un percorso semplice perché poi dovremo tornare indietro. E lì sì che ci sarà da divertirsi. Perché lì sceglieremo le strade più difficili. E oltretutto, la valle è un posto che non abbiamo ancora esplorato. Ci sarà da ridere, ma assolutamente sì. Allora, stranamente siamo riusciti ad arrivare fino qua senza fare nemmeno un danno. Cose mai viste, incredibili, eh? Allora, andiamo subito a vedere signor Basilio, muoviamoci, grazie. Che tipo di trasporto è? Perché io sinceramente non me lo ricordo. Non so quanti slot utilizza, ecco. Più avanti. Eccolo qua, attrezzatura per trivellazione, richiede un rimorchio da 4. Perfetto. E noi andiamo subito a comprarne uno? Non è che ce ne abbiamo già dei rimorchi qua? No, non abbiamo nulla. Vabbè, pazienza, andiamo. Ci faremo il nostro trasporto con questo semirimorchio, con questa combinazione. Vediamo cosa succede. Secondo me succede un casino. Vabbè, andiamo, muoviamoci. Ok, caricata la nostra attrezzatura per trivellazione e a questo punto dobbiamo tracciarci il percorso per tornare indietro. E non sarà facile, eh? Ok, ci faremo questo semplicissimo percorso, ma proprio una cazzata, ma proprio niente. Passeremo tutto di qua, poi qui, andiamo avanti, passeremo di qui, di fianco all'oleodotto. Quando arriviamo qua però c'è un problema, ovvero qui la strada è chiusa. Quindi dovremo tagliare per qua e poi tagliare in su verso il passaggio per la valle. Lassù in cima c'è la stazione di rifornimento, che è quello che mi interessa. Ok, signor Basilio. Che il signore ce la mandi buona e possibilmente senza mutande. Andiamo, che la strada è croccante. Ok, dovremo girare qui. Attacchiamo già le quattro ruote motrici perché so come va a finire. Allora, questo rimorchio qua è quello della volta scorsa. È molto molto agile. E la cosa non mi dispiace, La cosa non mi dispiace assolutamente. Vediamo come si comporta su di qua. Ci sarà da ridere? A voglia. No, vabbè, per ora stiamo andando anche abbastanza bene, Per ora stiamo andando bene. È il dopo che mi preoccupa. È il dopo. Anche perché noi questo pezzo lo abbiamo sempre fatto all'altro modo. Cambiamo, signor Basilio. Cambiare vuol dire anche curvare. Coraggio, non ci piantiamo già adesso dove non è necessario. Ci siamo già piantati. Proviamo a fare così, gli piace di più. Così gli piace di più. Con le ridotte gli piace molto di più. Ma ci siamo piantati ugualmente? A quanto pare sì. Proviamo a tirarci un pochettino. Ecco, ci siamo tirati quel tanto che basta per riuscire ad andare avanti. Grazie. Perfetto. Ok, torniamo a marciare e andare. Questa strada a farla in salita è croccante, È più difficile. Molto più difficile, signor Basilio. Cosa cazzo sta facendo? Ok, dobbiamo cercare di ruotare qua. Infatti ci siamo già piantati. Una mezza musata l'abbiamo data. Però vedo che stiamo andando. Guardalo. Perfetto. Una volta ogni tanto un po' di culo male non fa, Ok, e siamo arrivati dalla casetta. Sì. Ah, e lì c'è un camion. Abbiamo già spaccato tutto, signor Basilio. Complimenti, Quel camion lì lo vorrei, anche se probabilmente non me ne faccio un cazzo, però lo vorrei ugualmente. Signor Basilio, ferma i vuoi, che qua c'è il ponte. Qua siamo nel difficile, se lo ricorda, vero? Io sì, tanto anche. Dobbiamo cercare di andare avanti.
Ho detto dobbiamo cercare di andare avanti, cretino. Oh, tolga il blocco differenziale. Ma domanda, quell'alberello lì in mezzo che cazzo ci fa? Non lo sapremo mai. Dobbiamo stare attenti qua, perché cerca di tirarci giù di sotto. Ok, no, ce l'abbiamo fatta, contro ogni aspettativa ce l'abbiamo fatta, signor Basilio, mi raccomando, E questo è il punto critico, lo sa. Siamo piantati? Sì, a quanto pare sì. A quanto pare ne stiamo anche uscendo. Una volta ogni tanto un po' de culo. Ok, cerchiamo di curvare. Grande, bravissimo. Mamma mia, che uomo. Ok, signor Basilio, ci siamo bloccati, assolutamente sì, ma noi ignoranti come una talpa, in qualche modo ne dobbiamo uscire. Oh, piano, che stiamo finendo su un fianco. Allora, questa è la curva in salita, sì, questa è la curva tanto in salita, questa qua è brutta, questa qua è tanto brutta. Farla così è veramente... da stare attenti. Bello che non si vede manco un cazzo, ma vabbè, è lo stesso. Ok, signor Basilio, mi vado un pochettino indietro, sì, anche se... ecco, perfetto, va bene, è lo stesso, è lo stesso. Noi sfruttiamo la gravità. No, sfruttiamo le salite che ci tirano indietro e riusciamo a fare dei casini incredibili. Sì, a fare dei casini incredibili perché siamo finiti sulla pietra, quella che lei doveva evitare, ma che invece ha preso un pieno. Guardala lì. E non ti mollo un secondo, Può vedere se... Signor Basilio, dobbiamo... Ma non deve tirare indietro, cretino, deve tirare avanti. Niente da fare, ci siamo incastrati male in questo punto e non riusciamo ad uscirne, vuoi dire? Voglio un po' vedere se non riesco ad uscirne. Signor Basilio, ecco. Bravo. Oh, ecco. Perfetto, quello che non doveva fare l'ha fatto. Vabbè, coraggio che possiamo uscirne, Non è difficilissimo. No, invece ci stiamo piantando, no, ne stiamo anche uscendo. Il problema è che le ruote davanti mi si alzano. E alzandosi perdo grip. Perdo tanto grip. Signor Basilio, ma stiamo scherzando davvero? Siamo nel dritto, coraggio! Signor Basilio, a modo che stiamo finendo di sotto. E ci finiamo adesso, ci finiamo. Proviamo ad andare avanti? Pianino? No, ci siamo addrizzati, per fortuna. Ci siamo addrizzati, ok. Adesso qua dobbiamo fare l'inversione, andare su di lì. Se lo ricorda? Io sì. Ok, cerchiamo di far ruotare sto coso, ma col blocco differenziale. Ma non così! Stiamo per finire su un fianco, ci sono ottime probabilità. Però stiamo andando su bene, Con le super ridotte stiamo andando su benissimo. Sì, dobbiamo andare su così, altrimenti non ce la faremo tipo mai. Che già così voglio dire abbastanza croccante la situa, Però ce la stiamo facendo, sì, ce l'abbiamo fatto, ok, perfetto. Signor Basilio, grazie. Ecco, su di lì, dalla casetta, andiamo a salutare i nostri amici. Perfetto, ne siamo usciti? E a quanto pare sì. Ok, possiamo accelerare un po' il passo adesso, direi. Sì, è durato poco. È durato molto poco. Dobbiamo scendere più di qua, mo. Mamma mia, guarda che casino. Questa è brutta, questa è brutta. Ok, andiamo giù piano. Metà le ridotte, ecco. Tanto dietro non voglio sapere cosa cazzo sta succedendo, Per la cronaca. Va bene, ma vabbè, l'importante è che ce la stiamo facendo. Sì, ce la stiamo facendo e stiamo anche andando. Ok, blocchiamo i differenziali all'occorrenza. Li sblocchi perché sennò sto camion non curva mai più. Ci siamo bloccati? Sì, ci siamo bloccati. Però vedo che con le dovute... Sì, ce la facciamo. Basta sbloccare e bloccare i differenziali. Ah, ecco perché ci stavamo impennando. E ci siamo anche impennati. Signor Basilio, piano. Dove cazzo siamo? Vabbè, è lo stesso, andiamo. Tolga il differenziale, tolga il blocco, se no non curviamo. Ma si è buggato? No. Mi sembrava. Guarda che posto di merda che abbiamo scelto per passare. Signor Basilio, stiamo rischiando di finire su un fianco? Assolutamente sì, la telecamera ci aiuta? Assolutamente no. Ecco, il brutto di questo rimorchio qua è questo. Che non abbiamo altri punti d'ancoraggio oltre quelli che ci dà lui. Cerchiamo di andare avanti? Signor Basilio, c'è l'albero, l'ho visto? Lo abbiamo visto? Io sì, l'ho visto. Lei un po' meno, quanto pare. Guarda come ci siamo incastrati. Allora, signor Basilio, dobbiamo spostare sto cazzo di trattore. Dobbiamo spostarlo perché non riusciamo a fare nulla. Quindi freno a mano.
queste palle e tiri. Ok, ne siamo usciti, direi di sì. Mollo il freno a mano e andiamo avanti. Teniamo agganciato che al limite ci fa fare da compasso. Ok, no vabbè, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Cerchiamo di andare via di qua. Grazie, eh. Allora, questo pezzo è stato abbastanza croccante, devo ammettere. Però ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo riusciti a trovare una strada più o meno decente. Ok, siamo riusciti a trovare una strada un pochettino più ben fatta. Ma più o meno. Adesso proseguiamo, andiamo avanti perché dobbiamo andare verso la valle. E è la Suncima Fanculonia. Allora, la sciocchezza per ora ci è costata 100 litri più o meno di carburante, eh. Non dico niente. Però potevano essere molti di più perché questo... Grazie amore mio per avermi interrotto nel momento più fondamentale del gioco. Dicevo con... Sì, mi è arrivato un messaggio dalla signora. Dicevo, con questo rimorchio qua riusciamo ad andare e risparmiare soprattutto un bel po' di gasolio. Allora, vedo che se teniamo le super ridotte con tutto bloccato riusciamo ad andare avanti. Perfetto, sì, ci metteremo un po' di più. Sì, purtroppo sì. Però siamo usciti. Stiamo riuscendo a uscirne, cioè, senza usare il vericello. Però, non è male sto camion. È il signor Basilio che è un autentico somaro, è lui che è il danno dell'azienda. Poi nell'azienda ce n'è un altro che è pagato per non fare un cazzo, ovvero il signor Dimitru, che è lì, lui dorme tutto il giorno. Perfetto. Sono i dipendenti che ognuno di noi vorrebbe avere. Signor Basilio, andiamo con le marce alte, ho detto. Ok, e andiamo... Dove cazzo dobbiamo andare? Boh, non lo so, io seguo il puntatore, da qualche parte mi porteranno. Signor Basilio, ci risiamo? Sì, ci risiamo, a quanto pare. Ma è così difficile per lei evitare il guardrail? Cioè, tutte... Eccoli, facciamo ancora un po' di danni, tanto non abbiamo ancora fatto. Tutte le volte che passiamo di qua, lei ci deve salire sopra. No, non ho parole, non dico niente. Signor Basilio, perfetto, siamo di nuovo qua, mi raccomando, che questo pezzo me lo ricordo come abbastanza croccante. Più o meno, cioè, moscere nella vita vera che se lo prendo me lo mangio, eh. E continuamente, sarà 20 minuti che sarò davanti al becco che mi gira e non se ne va. Poi c'è anche una mosca di quelle grosse nere, che non so dove sia entrata, ma soprattutto so che non vuole uscire. Mi sto picchiando un po' troppo per farlo uscire. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare di qua? No, non dobbiamo andare di qua, signor Basilio. Ci abbiamo messo un puntatore laggiù in fondo. Dobbiamo proseguire dritti. Ci mancano 350 metri, credo, al prossimo punto di interesse. Punto di interesse sulla mappa, signor Basilio, ancora un po' finiamo sul fianco. Lo sa, vero? Sì che lo sa. Che ho messo io prima, giusto per tracciarmi la strada. Però voglio dire, ormai le conosciamo a memoria. Ci siamo passati giusto poche volte di qua. Pochissime. Signor Basilio, siamo in parte all'oleodotto, ma questa volta dobbiamo andare dritti. Sì, dobbiamo proseguire fino alla strada principale laggiù. Nel mentre ci abbiamo 180 litri ancora, più o meno, di carburante. E non è male, eh? Non è male, abbiamo fatto praticamente tutta la mappa, stiamo facendo. E ci basta, forse ci potrebbe anche bastare per arrivare a destinazione. Però esperienza insegna che tu appena hai disponibilità di fare carburante, di fare rifornimento su questo gioco qua, falla senza remore. Signor Basilio, se finiamo su un fianco io giuro che la pesto a sangue, eh. Ed eccoci arrivati sul pezzo di strada principale, che durerà molto poco. Perché? È perché qua dobbiamo girare. Già, là la strada è interrotta, purtroppo. Allora, questo pezzo di fuoristrada qua sinceramente non è che sia molto, ecco, a parte che stiamo spaccando tipo tutto, non è che sia molto impegnativo, eh? E perché ci stiamo bloccando qua? Ecco, appunto. Dicevo, non è assolutamente molto impegnativo, quindi ce la facciamo tranquillamente. Quel rimorchio lì vorrei rubarlo prima o poi, che può tornarci molto utile. Signor Basilio, eccoci arrivati sull'altro lato della mappa e qui abbiamo la stazione di rifornimento, dove noi ci faremo immediatamente rifornimento. Riempiamo questo serbatoio, che non si sa mai, ecco. Cioè, no, non è che non si sa mai, lo si sa e come. Ok, siamo riusciti a fare il pieno senza neanche fermarci? E solo il signor Basilio ci può riuscire. Ok, proseguiamo, andiamo avanti, mi stacchi le quattro ruote motrici che qua non servono. E andiamo su, e qua dovrebbe esserci... Sì, qua c'è il tunnel. Il tunnel per andare verso la valle, che mi dava ancora obiettivo bloccato, nel senso, noi non l'abbiamo ancora esplorata.
ma lo faremo molto presto. Signor Basilio, c'è un problema. Questo passaggio sembra bloccato, per ora. E io come cazzo ci vado alla valle? Allora, proviamo a fare una cosa. Proviamo ad andare a Fiume di Montagna e poi da lì torneremo indietro, ho detto. Ci studieremo l'altro percorso per arrivare alla valle. Perché è l'unico modo. Cioè, è tutto chiuso. Allora, per fortuna che comunque il passaggio è subito qui. Proviamo ad andare dall'altra parte. Si sa mai. Perché se gioco mi dà l'opportunità di andare, di fare questo trasporto, vuol dire che in un modo o nell'altro io ci posso arrivare, non vedo perché mi devi bloccare così. Signor Basilio, andiamo piano, che sta facendo il disastro. Ed eccoci arrivati a Fiume di Montagna, Alaska, USA. Sì, sei di nuovo qua. Allora, a questo punto noi dobbiamo trovare il passaggio che ci porterà alla valle. Sarà divertente. Allora, in realtà non è difficile perché basta andare dritti. Ok, andiamo. Ti basta andare dritti, fare qua il ponticello. Questo. Quello che abbiamo tirato su la volta scorsa. E possiamo dire di essere arrivati. Insomma, vabbè, di essere arrivati. Sperando che quel varco sia aperto, perché se è chiuso io non so come arrivarci. Ok, eccoci qui al varco che in teoria ci porterà verso la valle. Speriamo bene. Ok, qua vedo che qualcosina c'è. E at this point viaggia verso la valle e il gioco dice... Ok, ed eccoci arrivati alla valle, Alaska, USA. Un posto totalmente sconosciuto per noi. Là vedo un ponte brutto, là davanti vedo un ponte molto brutto. Ok, vediamo dove dobbiamo andare. Allora, gioco mi sa che è un pochettino vago. Dobbiamo studiarci il percorso man mano che andiamo avanti, come al nostro solito. Ok, andiamo avanti e vediamo. Se mi va anche un po' più piano io gradisco, perché guarda qua che cazzo di discesa che c'è. Ah, ok, quel ponte è decente. Però wow, bello questo posto, mi piace. E lì cosa c'è? Una torre d'osservazione? Boh, no, non lo so. Allora, dobbiamo andare 600 metri in quella direzione, perfetto. Muoviamoci. Magari possiamo provare a vedere un pochettino qui, com'è? Ma qua torniamo indietro. Cioè, dovremmo tornare indietro in teoria, in pratica non lo so. Ok, se andiamo su di qua andiamo alla stazione meteo. Allora, mappa non è che sia molto specifica, assolutamente no. Proviamo ad andare di qua e vediamo cosa succede. Qui invece alla fabbrica andiamo. E dall'altra parte si va alla stazione meteo, ok. Non è che ci dica granché. Però qua vedo delle cose interessanti. Sì. No? Vabbè, è lo stesso. Andiamo giù. A modo. Oh, quando dico a modo intendo dire a modo. Guarda che discesa ghiacciata che abbiamo qua. Qua c'è un qualcosa. Ok, proseguiamo. Andiamo oltre. Nuovo bugie scoperto. Va bene. Dobbiamo andare là? Credo, non lo so. Ci sono ottime probabilità che abbiamo azzeccato la strada. Così a muzzo. Ad minchiam. Va bene. Ok. Mi aspettavo qualcosa di più complicato. Però voglio dire, di solito quando si cambia mappa così, la prima tra virgolette missione è sempre abbastanza semplice. È il dopo che è preoccupante. Ok, allora come possiamo vedere la mappa, sì, è chiaramente la strada lì prosegue. Poi si con... lì c'è un ponte che è venuto giù. Vabbè, è lo stesso. Allora dobbiamo seguire la strada questa qua principale e poi svoltare dove ho messo il punto sulla mappa. E poi dovremmo essere arrivati in teoria, molta teoria. Signor Basilio, vedo che qua c'è un ponte che è venuto giù, Sì, dovremmo poi ricostruirlo. Voglio dire, non è che sia poi chissà cosa. Nuovo obiettivo scoperto, ok, va bene. Proseguiamo? Sì, proseguiamo, andiamo su di qua. È di qua che dovevamo andare. Credo.
Sì, è 170 metri, quindi sì, assolutamente. Signor Basilio, siamo attaccati alle ruote motrici, ci muoviamo, altrimenti rimaniamo qua, grazie. Ti voglio dire giusto poco che sono qui io. Dai, su, no, non faccia l'idiota. Non si incastri dove non è necessario. Ok, vedo che comunque anche qua strade sono belle interessanti, belle croccanti. Ok, dovremmo essere arrivati, credo. Non lo so. Sì. Sì, sì. Eccola lì. Guarda, il sito di trivellazione. Perfetto, signor Basilio, siamo arrivati. Ottimo. Guarda che spettacolo che non è. Ok, gestione carico. E disponibile. Consegniamo l'attrezzatura per trivellazione. E vai grande. Ok, non ci hanno pagato tantissimo, ma va bene. Ok, signor Basilio, muoviamoci, che abbiamo ancora un bel po' di cose da fare. E soprattutto una mappa da esplorare. E non credo sia una mappa semplice questa, ma proprio per niente. E per ora fermiamoci qua, abbiamo scoperto una strada nuova, anche se il gioco mi ha fatto un po' porconare, devo dire la verità. Abbiamo dovuto trovare un percorso alternativo, ma ce l'abbiamo ugualmente fatta. Nei prossimi episodi andremo avanti, abbiamo ancora un bel po' di lavoro da fare. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!